17 anni di carcere per duplice omicidio volontario. Questa la sentenza della Corte d'Assise di Asti nei confronti di Mario Roggero. Il gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori che avevano fatto irruzione nel suo negozio. Il 68enne ha incassato la vicinanza e la solidarietà dai colleghi commercianti ma anche da parte della politica, a partire dal vicepremier Salvini. Ma non è finita qui. L'attenzione adesso passa ai risarcimenti. Per il cuneese oltre il danno la beffa. Come riportato dalla stampa, i legali dei familiari dei due banditi uccisi a colpi di revolver Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, 58 e 44 anni, potranno chiedere a Roggero di pagare le provvisionali, dichiarate immediatamente esecutive nel dispositivo letto in aula dal presidente della Corte d'Assise, Alberto Giannone. Entrando nel dettaglio, per la vedova di Mazzarino e per i due figli sono stati disposti 60.000 euro a testa. Stesso indennizzo per la compagna di Spinelli. Ai fratelli dei due rapinatori, 3 per Mazzarino e 1 per Spinelli, destinati 20.000 euro a testa.